Ciao a tutti, bentornati alla Storia del Tango Argentino e oggi parliamo di orchestra tipica. Era già cominciata all'inizio del Novecento, ma diventa una realtà nel 1910. Vicente Greco, bandoneonista e compositore, arriva al vero e proprio trionfo nella città di Buenos Aires. Pensate che la cronaca dice che addirittura lo portavano in spalla per l'Avenida Corrientes. L'orchestra tipica criolla, così venne definita, era un gruppo di musicisti di più di 3-4 musicisti, ovviamente. E si definiva tale perché? Orchestra perché più di 3 o 4, tipica perché caratteristica del momento e criolla perché suonava la musica identificata con musica autoctona per l'epoca. E quindi il primato di aver registrato il primo disco di orchestra tipica è proprio di Vicente Greco, detto Garrote, nel 1910 per la marca Columbia Records. Nel 1913 registra La Viruta, pensate, uno dei suoi tanghi più celebri. E così, mentre hanno grande successo le bande della polizia, del reggimento, suonando i tanghi patriottici, l'orchestra tipica inizia ad avere il sopravvento sulla evoluzione musicale del tango, quello che è la vera e propria innovazione. E qua annoveriamo nomi molto importanti della Guardia Vieja, come Maglio, Arolas, Firpo, Canaro e tanti altri. Fu un'epoca di grande produzione di tanghi, si parla di circa 500 brani registrati fra vals, tanghi e altri ritmi musicali. Gli storici riportano che il primato della composizione lo detenevano i musicisti di bandoneon, bandoneonisti e i pianisti, molto probabilmente per la loro capacità di comprensione degli strumenti considerati più complessi. Le orchestre tipiche si dividevano fra le tre principali case di produzione e registrazione dell'epoca, ovvero la Columbia Records, la Odeon e la Victor. Victor, che, pensate la curiosità, dà nome a vitriola, ovvero il grammofono, che era uno dei due sistemi, oltre al fonografo, di registrazione dei brani. Fine 800, inizio 900, erano iniziate anche le composizioni scritte del tango, perché arrivati i musicisti preparati, no? Nello scrivere la partitura. E quindi, quando siamo all'orchestra tipica, già le composizioni erano su carta. Le composizioni erano scritte in 2x4, nome che ancora identifica il tango come genere. Sappiamo che poi il tango è andato a essere composto in 4x4, ovvero in 4 quarti. Ma i due quarti sono tipici della Guardia Vieja, appunto. Se ascoltiamo la musica dell'epoca, le registrazioni che ci sono, sono parecchio veloci e molto dinamiche, allegre, no? Comunque è un momento di grande capacità per i compositori, per la loro bravura, la loro inventiva e questi tanghi iniziano a prendere un vero e proprio qualità compositiva che possiamo appunto trovare in molti brani famosi dell'epoca. E fu proprio così che si arrivò a uno dei brani più famosi, se non il più famoso, sicuramente il più registrato della storia del tango, ovvero, indoviniamo. Ma non vi dirò subito qual è, se non l'avete già indovinato. Vi dirò che il tango nasce a Montevideo, fu composto nel 1915-1916 e il suo compositore lo fece aggiustare da Firpo per farlo diventare un tango, perché era nato come marcia studentesca per il carnevale. Il suo compositore, Gerardo Matos Rodríguez, lo vendette per pochi spiccioli, pensate, alla editoriale Hayes Hermanos. Da lì il tango fece vari passaggi, passò per Contursi, arrivò al famoso Carlos Gardel, che già era tutta un'eccellenza per l'epoca. E beh, fu lui a dargli il volo definitivo e farlo diventare il grande successo che ancora oggi è nella storia del tango. E adesso è il momento di dire di che tango parliamo. Ebbene sì, la comparsita. Il compositore Gerardo Matos Rodríguez protestò per i cambiamenti che la casa aveva portato al tango in tutti quei passaggi e anche perché evidentemente aveva perso la gallina dalle uova d'oro. Ma parliamo di un'altra grande composizione dell'epoca, Mi Noche Triste,
sempre per mano di Contursi e con la voce di Carlos Gardel, altro brano di cui avevamo già accennato che ha fatto la storia del tango. E a questo punto è inevitabile parlare del grande, mitico Carlos Gardel, la voce ancora oggi referenza e riferimento del tango argentino e nel mondo. Ma per parlare di Gardel ci vedremo nel prossimo episodio, perché l'argomento è grande e merita una sola puntata. E quindi grazie a tutti per avermi seguito e ci vediamo la settimana prossima.